super divertente. Che spettacolo! Dunque, le conclusioni sono: dopo questo periodo di intenso utilizzo, buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata splendida di marzo, guardate che bellissima giornata. Sono col bolide stavolta, il furgoncino ho dovuto lasciare a casa. Questo sarà una sorta di video review, nel senso che andrò a raccontarvi di come si è comportata la mia propria Eugene in questo anno abbondante di utilizzo. Scoprirete poi strada facendo tutte le mie conclusioni, insomma. E voilà! Leggermente più scomoda del furgoncino, ma tutto si fa. Dunque, siamo in sella alla propria Eugene. Come ormai chi di voi segue il canale avrà visto e rivisto nei vari video. Chi non è iscritto al canale invece e che passa qui per la prima volta, se vi piace ciò che pubblico che vedete, iscrivetevi, cliccate lì sotto, ci vuole un attimo, guarda, tic, fatto. Quindi perché no? È stata una mattinata un po' rocambolesca questa, perché mi sono successo un po' di cose, ma non inerenti al video di oggi, quindi passiamo oltre. Dunque, eccoci qui. Come vi dicevo, non è passato proprio un anno, perché l'ho presa a dicembre 2021, modello ovviamente 2021, e quindi sono passati un anno e tre mesi più o meno. Però insomma, siamo lì. E che dire, dopo questo periodo di utilizzo abbastanza importante comunque, posso solo ribadire tutto quello che è stato detto finora da me e probabilmente anche da altra gente anche più competente. Ovviamente ho fatto una revisione, diciamo, ordinaria alle sospensioni, ma per il resto, a parte un cambio catena per l'usura, ma quello dipende molto anche da quanto ci andate in bici, da quanti chilometri fate, per il resto la bici non ha avuto bisogno di niente e appunto comunque è stato un utilizzo abbastanza importante. E anzi, quello che posso dire è che la sento proprio mia, quasi come se fosse un appendice del corpo, ecco. La sensazione che dà è quella. La bici, nonostante sia una 29, è molto agile e giocherellona, non paragonabile a le mallet o le 27,5, ma nella sua categoria ha pochi rivali, secondo me. Oltretutto, nonostante questo, è una grande scalatrice. Si arrampica ovunque, ovviamente ci vuole un po' di gamba, ma se diciamo fai le cose nel modo giusto, lei ti porta ovunque. Anzi, vi dirò di più. Rispetto alla Mega, è talmente più, ovviamente, performante in salita, che alla fine fatico di più, perché ti porta a spingere, ti porta ad andare di più, mentre con la Mega tu sai qual è la sua destinazione d'utilizzo e ti metti il cuore in pace, prendi il tuo ritmo, piano piano vai su senza affaticarti, senza sforzare troppo. Con questa invece sale talmente bene che comunque ti porta a pedalare e a prendere più velocità. Sembra assurdo in salita, ma è proprio così. E quindi alla fine, se non ti controlli, se non stai attento, arrivi spompato. Bene ragazzi, siamo arrivati alla sbarra. Ora andremo a fare il percorso boschivo, che solitamente faccio in salita, ma volevo provarlo anche in discesa.
Per quanto riguarda problemi inerenti alla Eugene, nulla di degno di nota, anzi fondamentalmente praticamente nulla. E quindi oltre a essere una bici bella, che funziona, eccetera, eccetera, si è dimostrata anche solida. Perlomeno questa era la mia impressione. Andiamo, un po' di discesa non guasta mai, anzi, diciamo che è il succo della vita. E via. Yes. Poi invece di qua, di là c'è il pusher e faremo un video dedicato, quindi ve lo facciamo vedere bene un'altra volta, tutto giusto. È molto flow, che è l'ideale per una bici come questa. Rame bassi, terribili. Qui un po' di rilancino, scorre che è una meraviglia. Ora qui ci dovrebbe essere una svolta che non voglio mancare. Se non sbaglio è da queste, eccola. Infatti è. E questa è la salita che noi facciamo di solito, ma che è molto divertente anche in discesa. Proprio stile cross country, diciamo. Adesso qua noi andiamo a sinistra. Oggi giretto alternativo. È un piacere, ragazzi, guidare questa bici in qualsiasi condizione. Andiamo a fare le quercette. Mamma mia, ho perso il pedale, non si sa come. Sono una vita che non lo faccio, non so nemmeno come è messo. Infatti, rami, ma non è malissimo. Parte qualche trappola in mezzo al sentiero. Andiamo un po' più cauti. Qui com'era? Non mi ricordo. Ok, molla. Qui c'è un drop, eccolo, curva destra, un po' di scassato, cioè sembra che non abbia piovuto qui praticamente. C'è giusto una manciata di moscerini. Se parlo troppo le ingoio. Stiamo risalendo. Parlo denti stretti, ragazzi, eh. Siamo quasi arrivati alla fine della salita. Non so se era partita la GoPro, che non mi rispondeva. Spero di sì. In caso contrario, vi siete persi un pezzo di trail, mea culpa. Se volete sapere la morale della favola del video, aspettate la fine. Giornata splendida oggi, ragazzi, per andare in bici.
veramente un piacere. E via, chissà se ci sarà Malta, che ha piovuto i giorni scorsi. E via, due marce in sequenza. Forse no, forse è asciutto. Rumorini, vedete come è agile sta bicicletta, come si porta bene. Ciao. Super divertente. Che spettacolo! Diciamo che se vuoi fare il tempo, magari la bici da enduro è più indicata, ma se ti vuoi divertire, vuoi giocare, essere agile nelle curve, questa non ha rivali. Oh, Malta! Sinistra, destra, mamma mia! E qui abbiamo presa larga per poi stringere, e qui invece stretta, che te lo permette. E il rilancio, bellissimo. E giù di nuovo, due pedalate, sponda. Ma così io tutti i segreti del sentiero vi dico. Ovviamente c'è sempre chi va più forte, però noi le nostre soddisfazioni ce le togliamo. Che spettacolo! Bellissimo! Bellissimo! Ecco dunque, siamo giunti alla fine del nostro video. Che dire, oggi mi sono veramente divertito tantissimo con questa bici, e era un po' che non la guidavo, che spesso ultimamente ho utilizzato la Mega Tower, e mamma mia, mi sono veramente divertito, agile, giocosa, la metti dove vuoi, tanta confidenza, ecco, trasmette tanta confidenza. Dunque, le conclusioni sono: dopo questo periodo di intenso utilizzo, io posso solo oggi come allora confermare il mio amore per questo marchio, per questa bici in particolare, non avendo potuto provare le altre.
mi sono innamorato, perché comunque sia una bicicletta che ti permette di fare qualsiasi cosa, di andare ovunque e di fare tutto abbastanza bene. Non ha avuto nessun problema, come ho detto durante le riprese, quindi consiglio l'acquisto? Consiglio la marca? Assolutamente sì. Finiamo così questa review e arriveranno tanti contenuti belli, fighi, di varie tipologie, quindi rimanete connessi, cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuna novità, nessun contenuto. Mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi, basta pochissimo, basta fare così, quindi per favore fatelo. Ci vediamo in un prossimo video, buone pedalate, bella!